Da Roberto da Gol Television, ciao a tutti. Un noto amico golfista, un tale Marco, tifoso dell'Atalanta, chiamato Book per gli amici, mi fa questa domanda, non perché non la sappia, le regole le conosce, però giustamente dice vediamo cosa succede. La mia palla giocata da una parte va a finire in questa situazione. Io qui ho messo due palle per fare vedere cosa succede. Caro Marco, questa palla si trova in una situazione che ha un'interferenza con questa, una panchina, che è un'ostruzione, presumo sia inamovibile. Perché inamovibile? Perché no, è movibile. Quindi in questo caso, anche se faccio una certa fatica a muoverla, quindi non una fatica eccessiva, muoverò la ostruzione. Quindi per questa posizione della palla con interferenza con la panchina, muoverò la panchina perché, come vedete, la panchina è movibile. Però la palla si trova su un'altra situazione, che è questa, che è il pavimento, che è una situazione di ostruzione inamovibile, perché in questo caso non posso demolirlo. Quindi cosa farò? Sposterò la pallina, troverò il punto più vicino dove eviterò completamente l'interferenza e da qui avrò l'area di un bastone. Quindi questo per dire che cosa? Che tutto ciò che è costruito e fatto dall'uomo, quindi una cosa artificiale, ad eccezione di ciò che definisce il fuorilimite o ad eccezione di ciò che viene considerato parte integrante del campo, è un'ostruzione in generale. Ma per distinguerla se movibile o inamovibile è la sua stessa caratteristica. Io non sono un colosso, ma posso muoverla come voglio. Quindi questa è un'ostruzione movibile, muoverò l'ostruzione e non muovo la palla. Ma in questa situazione questi pannelli sono ostruzione inamovibile, quindi qui muoverò la palla. Determinerò, come ho detto prima, il punto più vicino da cui avrò l'area di un bastone. Idem in questa stessa situazione, che interferenza ho? Ho l'interferenza con lo swing, quindi andrò, prenderò questa ostruzione, vedo che si muove facilmente e quindi questa è un'ostruzione movibile. Ma nel caso in cui questa ostruzione fosse ancorata al terreno, non potessi muoverla, in questo caso chiaramente muoverò la palla. Quindi la differenza sostanziale di quello che vi ho fatto vedere è sempre valutare lo status di un'ostruzione. Se è movibile o inamovibile, in questo caso sicuramente è inamovibile. Quindi prima accertiamoci cosa possiamo fare. Naturalmente, se è un'ostruzione che dobbiamo muovere con 10 persone, vuol dire che facciamo una certa fatica, quindi evitiamo di farlo e quindi muoveremo la palla. Ma in questo caso, come avete visto, io ho potuto farlo. Quindi Marco, tu che sei anche più robusto di me e poi oltretutto sei anche tifoso atalantino, quindi hai una certa struttura abituata a stare lì in centro classifica, puoi tranquillamente, senza offesa per gli amici atalantini, questa situazione la devi analizzare sempre sul posto. Posso muoverla, è movibile, non posso muoverla, è inamovibile. Da Roberto da Gol Television, ciao a tutti, ciao Marco, grazie.